nostri parroci e dei nostri preti. E vogliamo in questa celebrazione ringraziare il Signore per i sacerdoti che ha messo accanto a noi. Se facciamo un momentino mente locale, ciascuno di noi li potrà ricordare, no? Nei brevi anni della sua vita. Sono stati per noi fratelli, padri ed amici, ma soprattutto sono stati la presenza di Cristo buon pastore accanto a noi. Vorrei che questa mattina dicessimo tutti: grazie Signore per i preti che ci ha posto accanto. Glielo diciamo? Sì o no? Glielo facciamo un applauso cominciando da quelli. E ancora un applauso da semi addormentati però, forza! Oh, via! Bravo Dollo! Il secondo brevissimo pensiero ci viene, se volete, dalla sintesi del messaggio di Fatima, che a prima vista può sembrare un pochino difficile da digerire per i giovani e invece è ricchissimo per i giovani. E che il curato di Ars, 70 anni prima che il messaggio fosse manifestato a Fatima dalla Madonna e tre pastorelli, già viveva in profondità. Lo possiamo riassumere e ce lo portiamo come ricordo in queste tre parole: preghiera, penitenza, riparazione. Santo curato d'Ars e pastorelli, l'abbiamo visto ieri sera, dedicavano ampi spazi alla preghiera. Il curato d'Ars passava la notte a pregare davanti al Santissimo. E un giovane come voi, il beato Carlo Acutis, chiama l'Eucarestia l'autostrada per il paradiso. Se vi chiedessimo: vogliamo andare in paradiso, sì o no? Quando il Signore vorrà, naturalmente, senza anticipazioni eccessive. Ci vogliamo andare? Qual è l'autostrada? L'Eucarestia, celebrata e adorata. Portiamocelo come impegno. Secondo impegno, se volete, che ci viene da Fatima, la penitenza. I pastorelli spesso davano gli animali alle pecore, piccolo pranzetto che i genitori avevano preparato per loro, gettavano l'acqua della borraccia per terra per venire incontro alle necessità degli altri. Ecco la penitenza, l'essenzialità della vita, che Papa Francesco ci ricorda costantemente. Ci rende liberi dai tanti idoli per essere positivi e propositivi per gli altri. Portiamocelo come impegno. Noi chiamiamo la libertà e facciamo bene, ma quella vera, La penitenza e il sacrificio ci aiutano ad essere maggiormente liberi e costruttori di un mondo migliore. La terza parola, riparazione. L'abbiamo visto anche ieri sera, i pastorelli e il curato di Ars offrivano al Signore le loro privazioni per venire incontro alle persone in difficoltà, perché potessero incontrarlo nella loro vita. Il curato di Ars diceva: do penitenze piccolissime ai tantissimi penitenti che da tutta la Francia venivano, però di notte poi metto a paro io con la mia vita di penitenza. Ecco, sentiamoci tutti parte della comunità che è la Chiesa e tutti con una profonda solidarietà vicendevole. Il male che compio è un danno a tutti, il bene che compio è riparazione del male ed è bene e credibilità autentica per tutti. Portiamocelo come ricordo di questi giorni: preghiera, penitenza, riparazione. E ritorniamo al nostro curato di Ars. Abbiamo ringraziato i nostri preti, ma il Signore potrebbe dirci: dopo di loro chi mando? Mi ha
colpito quanto un papà di un piccolo paese della Sabina, Brasso, mi aveva raccontato al termine della cresima. Erano anni che non c'era più il parroco stabile. E mi diceva, quando ero ragazzo, il parroco, che incontravamo sempre e che conosceva tutto, ogni tanto mi dava dei puffetti. Non sberle, eh? Puffetti. Poi, la forza dei puffetti dipendeva dal contenuto dell'intervento, no? Perché non ero andato a scuola, perché mi avevano trovato. E questo mi rimetteva sulla retta strada. E poi con le lacrime agli occhi, me lo ricordo ancora, ma a mio figlio, il puffetto, chi glielo dà? Questa presenza amica di Cristo Pastore, no? Dopo di loro, chi invierò, dice il Signore? Portiamoci in questi giorni la domanda, l'interrogativo. Sappiamo che nella scrittura la risposta è eccomi, manda me. Però portiamoci la domanda, d'accordo? Ce la portiamo tutti? Poi sarà lo spirito, il maestro interiore che ci porterà, se sarà desiderio di Dio, a rispondere, me lo auguro, eccomi, manda me. Continuiamo l'Eucaristia, preghiamo per i nostri preti, preghiamo per la nostra vita. Siamo forti, siete forti, dice San Giovanni, perché avete vinto il maligno. Ed è possibile farlo attraverso la preghiera, la penitenza, la riparazione.